agire, ma insomma, super affronto, una fascia, ma poi il braccio di sono più lo chiude. Forse Edward vuole il touch, ora che Sean Philly ha ridotto veramente a una marionetta. Però Sean Philly qui non ci sta, attenzione alle spalle. Edward è freschissimo, l'altro non ha subito niente, Edward. A parte i tre suplex iniziali. Edward qui vertical suplex, la schiena ancora, il punto debole di Philly, la schiena. È lì dove stanno colpendo i due maggiormente. Sì, se Edward dovesse schienare oggi, Sean Philly che però correzione! Fisherman Bastard Suplex! Che manovra, ma questo Sean Philly dove prende queste forze? E poi Snapper e Sarpo Stretch, un ottimo Sean Philly, mi sta piacendo nonostante i colpi ricevuti. Si rialza velocemente, vuol dire che il fisico c'è, in forma c'è, però insomma un 2 contro 1. Ancora Sean Philly, leg drop dal paletto! È la manovra che potrebbe essere importantissimo, non solo oggi ma anche in virtù di questo Extreme Rules match. Running Bulldog, ma Edward si rialza sempre, d'altronde non ha subito praticamente niente. Sean Philly deve chiudere il match se vuole vincere il match, davvero lo deve chiudere adesso perché non può resistere ancora. Oh, fuori, va fuori, eh sì, adesso va fuori, viene accompagnato da un calcione dritto sulle gambe da parte di Edward in 2 contro 1. No, che il match potrebbe addirittura finire per il conteggio fuori. Edward lo ha colpito sulla schiena. Sean Philly, attenzione qui, Sean Philly, niente a fare, Edward la meglio. Back suplex fuori, aia. Fa malissimo questa botta, questo back suplex fuori dalla ringa. Poi sul paletto, non ci credo. Edward dice, entriamo in ringa, esultiamo, prendiamo una carica importantissima, mentre Sean Philly è costretto a prendere un mancio. A 7 rientra per fortuna, se ne accorge. Sean Philly messo malissimo, attenzione, sbaglia forse la grip è spessa. So che Edward lo conosce molto bene, è un Edward davvero grande spugno, però da quando ha vinto il titolo sembra un altro Edward. Questo Edward mi piace, non quello che si è perso, infatti con tutti a casa. Arriva il pedigree che fa chiudere il match. Eccolo qui, pedigree, la sentenza. Ma non lo schiena. Ancora non vogliono schienarlo. E comincio a pensare che c'è qualcosa lì che brucia sotto. Non lo schienano. Probabilmente Edward è furbo, dice siamo in due, non possiamo perdere il match. Il match lo possiamo soltanto vincere, perciò noi intanto feriamo, facciamo male a Sean Philly e poi ad Extreme Rules io avrò vita facile con un Sean Philly in queste condizioni. Farà il match più ridicolo della sua carriera, veramente. Però attenzione a Sean Philly qua, i ragazzi superiori, lo sta cambiando adesso, troppo in ritardo forse Sean. Ancora suplex, mamma mia ragazzi, con una strana piroetta ancora. Mamma mia, Sean Philly oggi sta dando lustro alla sua classe. Si sta veramente illustrando pagine di storia, Sean Philly. Però adesso deve chiudere il match. Lui è Mr. Carisma, è lo show. Insomma, lui vince dovunque. Però qui Spinebuster Slam che andrà a chiudere il match. Edward è pronto con la sentenza, con il pedigree. Però attenzione, Sean Philly, una serie di gomitate dritta sul mento. Edward va a dare il cambio, guardate quanto è furbo questo ragazzo. Anche Edward ha un'esperienza incolmabile, veramente strepitosa. E allora Mancio va a dare subito il cambio. Edward lo accetta perché adesso Sean Philly è un po' spesato. Ni lift, attenzione. Sbaglia qui, Edward, mamma mia, lo va a disintegrare. Un braccio teso nucleare, questo di potenza nucleare. Edward, attenzione, ancora Sean Philly qua, attenzione, niente a fare, attenzione, switch music, switch music, ma non ha le forze per schienarlo, no, altronde vede Mancio lì, e poi next step, era di chiudere Sean, chiudilo, Sean chiudilo, creeper, no, non ha più le forze, neckbreaker, tutto a casa, qui veramente lo ha distrutto, e Mancio può approfittarne, di troppo, aia. C'è Sean Philly, ne sta prendendo troppe di mazzate. Però attenzione, body slam! Non ci credo Sean, non ci credo Sean! Small package però di Mancio! Ecco, è finito! 1, 2 e 3! Sean era stato distrutto. Mancio ha detto, è passato un roll up, un small package. E il vostro beniamino, Sean Philly, il sexy boy, se n'è andato, è svanito.
torniamo subito con Rising Sun. Mancio che stanno dirigendosi verso l'ufficio di Triple H, eccolo lì. First Paul, congratulations for your victory with Edward against Sean Philly. I see a great future together with him, I'm sure about it. And you know at Extreme Rules, you face NCW, Mythical Rules, and for you there you can't fail. Cause you and Dante not only would beat two of my enemies at Extreme Rules, but could give you one more chance for the WWF Championship after this Sunday. Would you win, don't you? Mr. Triple H, no mistake about it. All this legend will land this Sunday when it's gonna be annihilated. And we will do Dante and the same ending for MCW. At WrestleMania, he had so much luck against you, Mr. Triple H. But against me, the only one thing you can see will be the ground when I crash in him down. Guys, I wanna see you like this. Yeah guys, I wanna see you like this. Very good. See you at Extreme Rules when you win your match. Yeah guys. Qui abbiamo invece Katia, prima del prossimo match, e attenzione c'è anche Sally McDorian. Katia, look at me, everyone knows it's hard. We think Stella is going to get himself together very soon. You can't be wrong about it. He loves you. He can't quit. And so confident, he doesn't want to leave you right now. When he conquered her, you. I see, but I only think how he sees the store falling down at Extreme Rules. I hate him, cause he fucked my life up. I look for my revenge, Sally McDorian. As for Sally, I know it. He can't let me go now. He realized I can't make him better. So better.
I love him, just like him, and that's matter, Sally. I'm glad to see you trust him. Yeah, I'm glad. See you this Sunday at Eastern Roots, Kevia. Yeah, see you this Sunday. Il suo nome varia, ma dobbiamo soffermarci ancora su due parole di Triple H. Le parole di Triple H ovviamente ha detto: se vincete il vostro match di Extreme Rules, ma c'è Dante, avrete una chance per il titolo da WWF. E beh, ora Mance e Dante arriveranno gasatissimi in quella di Extreme Rules, ma io la vedo molto più difficile per Mance che per Dante, secondo me. Questo è invece l'ingresso di Matt Hardy, che oggi sfiderà Varia in motore tedesco. Non ci sarà Frankie Godzilla, ovviamente sarà un match, una sorta di allenamento, anche se insomma è una grande prova per Matt Hardy questa, che Varia insomma non ci sarà più l'Extreme Rules, ha perso la sua grande chance, mentre MCW alla fine ha ottenuto un match che voleva contro Mancio, un match di grande importanza anche quello, un 2 out of 3 false match. Io penso che il Varia odierno sia veramente un Varia devastante, però forse ora senza un match per Extreme Rules ha perso un po' insomma la speranza, diciamo. Però io penso che dopo Extreme Rules dovrebbe sperare in un'eventuale vittoria da parte di rispettivamente di Old MCW, ma allo stesso tempo Old MCW potrebbero addirittura volere un match titolato poi. Quindi per Varia adesso sarà molto difficile, perché un match comunque anche più semplice per Extreme Rules, se l'avesse vinto poi insomma lo avrebbe portato nei piani alti della federazione. Invece adesso senza match, magari con questa tipologia di match contro questi atleti, contro una Michael Bardo che insomma sta pensando di dargli coppia, non è ovviamente quello che sperava Varia, però sicuramente Varia è uno che secondo me sul ring è fortissimo, quindi può sicuramente dare meglio di sé, anche se oggi lo è un po' sciupato, forse sa di non poter più arrivare a Extreme Rules neanche con una eventuale vittoria. Però io credo che Varia non si debba scoraggiare sicuramente. Andiamo al match. Abbiamo già ricordato le parole di Triple H, insomma MCW e Oggi vorranno vincere, ma allo stesso tempo Dante e Mancio, insomma, se dovessero vincere Alex Woods questa domenica, avrebbero un'importante chance titolata in futuro, recente ovviamente dopo Extreme Rules. Perciò se Slagon dovesse difendere il titolo contro Vince, poi si troverebbe comunque vari avversari di fronte, e la situazione insomma diventa anche un po' delicata. Con uno show solo per il campione da WWF è sempre molto più difficile. German Suplex intanto, bella onore da parte di Varia, però qui è terzo Michael Bardo, sempre molto, abbastanza tecnico, ha migliorato molto Michael Bardo quando è in WWF. Varia qui body slam, mamma mia ragazzi, Kane has to be shooting through his face. Time War fires away. Mike Bardo qui Joe Breaker, molto bravo quel Mike, ma ovviamente di potenza il Mike può tenere testa anche a Varia, però penso che Varia abbia più esperienza e quindi il match singolo sembra abbastanza più idoneo rispetto a un Mike Bardo che magari non è fortissimo nel singolo. Attenzione qua Varia,